Siccome mantengo le promesse, oggi andiamo a costruire una bella custom. Tutta questa tastiera è stata regalata da WhatGeek. Ma chi è? Beh, è un sito che vende tutte le parti delle tastiere, dalle tastiere precostruite, dagli switch, kit, keycaps e accessori. Ovviamente non ha marchi propri, è un principale rivenditore. Vi ricordo che se comprate al loro sito, trovate in bio il codice per avere il 10% di sconto. Ma ora passiamo al vero e proprio video. Ora andiamo a vedere la base per questa tastiera. Ho scelto una Nextime 75. Aprendo la scatola possiamo trovare la tastiera, il keycap puller e il cavo USB-C. Ho scelto una Nextime 75 perché per questa tastiera ne volevo una con i tasti F1, F2, F3, eccetera, eccetera. E soprattutto con il knob. Ho fatto una bella scelta? Sni! È una tastiera molto buona. Ha degli stabilizzatori che veramente sono rimasto sorpreso, ma quelli li andremo a vedere dopo. È molto plasticosa, molto vuota, ma in questo video la modificheremo e vedremo quanto sarà il cambiamento. Infatti ora andremo a costruirla stock e poi andremo a fare il paragone. Stock e moddata. Per questa build ho voluto usare dei Gateron Oil King. Vi ricordo che se avete perso la recensione la trovate qua sul canale. Già solo montata con gli switch è veramente bellissima, ma ovviamente non possiamo direttamente digitare sugli switch. Quindi andiamo a mettere i keycaps. In questo caso abbiamo dei keycaps Faker Shoko. Sono dei tasti in PBT Double Shot. E messi sulla tastiera sono veramente bellissimi. Fuori dalla scatola non mi convincevano, ma una volta messi sono spaziali. E poi c'è il knob che dà un tocco di raffinatezza. Ora andremo a moddarla con la tape mod. Iniziamo col smontare la tastiera. È stato un po' difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo tolto il top case e abbiamo staccato il solito cavetto. Una volta fatto, con lo scotch mettiamo due strati sopra il PCB. Questa secondo me è la mod più efficace perché va a compattare il suono della tastiera. Poi tagliamo le parti in eccesso e andiamo a riattaccare il tutto, rimettendo il top case e il knob. In questo caso non ho voluto modificare gli stabilizzatori perché Nextime aveva già fatto un buon lavoro stock. Non avevano alcun wobble da entrambe le parti e nessuno sbilanciamento della spacebar. Ora ragazzi vi lascio al sound test moddata. Le mie impressioni. Questa tastiera mi è piaciuta molto. Ero un po' dubitoso all'inizio perché la maggior parte delle tastiere che ho, come l'Acco, che vedete tra poco sul canale o potete già trovarla su TikTok, ha un suono molto più smooth, diciamo. Invece questa qua sono un po' più meccanici. Però devo dire che si sente molto la qualità della molla. Nel cliccare e nel rilasciare si sente molto. Devo dire che questo tipo di tastiera mi serviva nella mia collezione. Infatti ne volevo avere una più, diciamo, basica e con un suono un po' più lineare, ecco. Vi ricordo di seguirmi e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Da Tom Mux Tech è tutto.